Ciao a tutti e bentornati qui sulla Elm Creek, la Mining Construction Economy. Sto trasportando, come potete vedere, un nastro di questi qua, perché visto che adesso comincia anche la stagione della raccolta, dovremmo iniziare con l'avena che vediamo qui. Non so se è ancora pronta, ma secondo me sì. E ci dobbiamo dedicare alla raccolta e voglio automatizzare un po' la nostra cava per il semplice fatto che, visto che dobbiamo creare tutto quello spazio lì per arrivare al carbone, se ci mettiamo con la pala gommata a scavare lì per fare lo spazio, non ce la facciamo a dedicarci anche ai nostri lavori in campagna. La raccolta deve essere fatta. Allora avevo pensato, vediamo se mi riesce di automatizzare qui la situazione. Metto un nastro e così libero lì lo spazio. E nel frattempo facciamo qualcos'altro. Poi dopo l'ultima puntata, dove abbiamo scoperto effettivamente che quei percorsi lì che avevo registrato per scaricare l'asfalto, diciamo la produzione per l'asfalto, sono stati inutili registrare tutti quei percorsi lì per il semplice. No, adesso mi ha preso già qualcosa. Speriamo che non si sia preso stone. Va bene, dai, allora va bene. Ho sostituito tutti i percorsi, cioè ho cancellato quei percorsi che avevo effettivamente registrato inutilmente e l'ho cambiato, così almeno abbiamo per i percorsi che effettivamente servono e non altri. Sono salito, adesso riesco a scendere. Dai. Ok, allora posizioniamolo. Lo dobbiamo posizionare in modo che riusciamo comunque a riempire sempre il nostro camion. Io direi se lo mettiamo qua dovrebbe svuotare in quella direzione lì. Ma speriamo, vediamo se ci arrivo da qua. Era questo? Altrimenti andiamo a modificare un pelo il percorso di Autodrive. Non ci arrivo, perfetto. E me l'aspettavo quasi. E allora fammi vedere. Intanto saliamo su questo e lo spostiamo. Lo so, piaceva anche a me. Probabilmente qualcuno di voi dice, beh, doveva farlo con la pala meccanica. Eh sì, però dobbiamo fare anche qualcos'altro, il che significa che abbandoniamo un attimo un po' di realismo in più. Allora, aspetta un attimo, visto che dobbiamo comunque spostarlo, questa è l'altezza massima. Tiriamolo un po' indietro. Direi che così ce la facciamo. Troppo basso non lo posso mettere perché probabilmente dopo abbiamo. Vabbè, adesso c'è pure quello. Non lo posso mettere perché altrimenti Autodrive riconosce il coso come un ostacolo e non va avanti. Problema quello. Quasi quasi, io questo potrei mandarlo anche indietro. Sì, tu ti vai a parcheggiare, che dopo mi serve per qualcos'altro. Ok. Sì, registreremo il percorso con questo, non è proprio quello più adeguato, ma.
Voglio che arrivi più dritto possibile. No, là sicuramente riconosce. Noi lo tiriamo un pelo indietro, tanto qua un po' di spazio ce l'abbiamo. Fa vedere, no? Indietro così. Ma per adesso, allora, vai un po' avanti. Ok. Tanto lì funziona. Vai già pieno. Allora, dove l'ho messo il punto? Mettiamo un pelo più avanti, direi qui. Ok. E qua ci mettiamo un provvisorio, tanto non ci interessa. Mettiamo giusto. Ok, carichiamo Zuck, poi torniamo via da qui e attacchiamo qui. No, beh, allora, vabbè, facciamo a mano, dai. Tanto questi percorsi qua, nel momento in cui abbiamo fatto il buco là per andare a prendere il carbone, poi li andiamo a cancellare, facciamo un percorso proprio che attraversa questi qua, li cancelliamo. Ok, allora facciamo una prova, facciamo partire questo, no, gli dobbiamo dire però cosa caricare, perché altrimenti qua sassi, dov'è? Sassi. Ok, vediamo se funziona, cioè funzionerà, funziona, vediamo l'unica cosa che è lì. Aspettate che mi sembra che ho visto una qualcosa come marcia indietro da qualche parte. Ho visto una freccia blu. Andare a vedere. E infatti, cos'è questa roba blu qua? Ok, così questo va bene. Gli altri poi li cancelliamo. Tengo per ora il punto di cava stone per promemoria che lì c'è il punto di carico, però va bene. A noi questo per adesso non interessa. Andiamo a vedere. Quello è arrivato al parcheggio, questo qua funziona. Vi faccio vedere come alla fine ho rimediato qui i percorsi e dopo andiamo subito a vedere se effettivamente possiamo raccogliere l'avena o meno. Ricordate che qui avevo posizionato un punto per ogni trigger qua. Allora, ho tirato via tutti e ho messo un unico punto qui. Tanto il trigger è grande, prende tutti e tre, lo passa qua. E da qui poi scarica e torna a caricare. Visto che c'ero, ho collegato anche questo. Vedete? Così che posso caricare anche questo reverse stand qui che produciamo con la P e la mettiamo dentro al nostro processore. Ma adesso andiamo a vedere se qui siamo pronti. 23 dovrebbe essere pronto. Fa vedere. Dov'è qua? Che cacchio? Pronto per la raccolta? Perfetto. Siamo pronti per raccogliere questi quattro campi qui. Nel frattempo quello mi sembra che ha scaricato. Vediamo se è già tornato indietro. Ehi, ehi. Forse un pelo troppo avanti qualcosa, no? Allora, vediamo se lì si blocca. Vabbè, sai che vi dico che nel frattempo noi prepariamo la nostra attrezzatura così.
risparmiamo un po' di tempo. Allora, qui è già collegato? Sì. Tanto lì lo vediamo, nel momento in cui lui è a velocità 0 e a fianco non vediamo che carica, vuol dire che dobbiamo intervenire in un modo o nell'altro. La cosa buona di questa mod lì a sinistra in alto è questo, che possiamo tenere d'occhio i nostri mezzi anche se non li abbiamo proprio in vista. Allora, posizioniamo il rimorchio qui, così non dà fastidio ai nostri aiutanti. Ok, perché non lo prendi? Ok. Eh no, carica, guardate, sta caricando, il nostro nastro funziona, perfetto, è posizionato bene. Allora noi qua ci dedichiamo a questo. Mi sa che, se non sbaglio, dovremmo produrre anche abilita l'andana della paglia. Sì, lo facciamo. Dobbiamo fare tutto. Sono tutto soldi qua che... Allora, nessun percorso. Registro il percorso così dopo mi tengo due. Sì, due va bene. Allora, inizio campo va bene, morbido va bene, ok. Ma io volevo per lungo, direzione, lato lungo, vediamo. Ah, me la lascia così. E se io gli dico fammelo in manuale, oh sì, così va bene, così è meglio, mi piace di più, perfetto. Allora, abbiamo detto campo 23-24, salva percorso qui, trebbia, va bene così. Allora, iniziamo dal primo point. Lui la paglia ce la fa. Perfetto. E noi andiamo a prenderci il nostro aiutante. Quale prendiamo? Eccolo qua. Il rimorchio è attaccato a quello. Ma potrei prendere anche l'altro, tanto... Sì, l'altro è pure più maneggevole, nella speranza che non debba fare, delle gran marce indietro, perché altrimenti mi crea un po' di problemi. Però vediamo, dai. Alla fine ce l'abbiamo comodo, possiamo organizzarci come vogliamo. Ok. Questo è 25, la mietitrebbia quant'ha come massimo? Non mi ricordo. Perché dobbiamo impostare anche la percentuale nel momento in cui deve andare via. Qui dobbiamo svuotare anche le nostre serre, ma se prima non posiziono un deposito, non saprei come farlo. Allora lasciamoli così, tanto non è un problema. Allora, la nostra mietitrebbia, perché non ci indica a quanto... Ah no, lì, 1700. Beh, allora qua ce n'è ancora da fare. Io spero che vada in profondità e non in larghezza, perché se prendo tutto in larghezza, prima che facciamo qua un buco, ci metto un po' di tempo. Ma l'altro tanto sta tornando indietro, vediamo dov'è. Sì, lo controlliamo.
però è enorme, eh. Quanti gradini per andare su? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gradini, ma in realtà secondo me sono anche di più. Voglio vedere dove pesca il nastro, perché se non va lì in profondità, ma va, prende di più la parte che c'è a destra e a sinistra, cioè non creeremo mai un buco per attraversare quella parte lì, vediamo. Beh sì, pesco un po' dappertutto. Non va bene. No, guardate un po', pesco fino a qui. Cioè, da un lato è comodo perché pesco fino a qui, ma a me serve il buco qua. No, non va bene. Non va bene. A un certo punto possiamo fare una cosa però. Allora, vediamo se. Dov'è? Cava. Cava. Stone, tutti una torne lì. Sì, adesso facciamo una cosa che aspettiamo che lui torni indietro. Questo quanto è? Il 43%, ha fatto un giro. Bravo. Erbaccia in ingresso, rullo richiesto. Erbaccia. Vabbè. Vediamo se c'è in offerta qualcosa che potremmo comprare. Un'altra mitrebbe come quella che abbiamo noi adesso? A 130.000. Ma cosa me ne faccio? E non ho neanche i soldi per farlo poi alla fine, eh? Che non avrei neanche i soldi. Però non sarebbe male per vedere se abbiamo qualche missione da fare. Così che, non questo, potremmo quasi quasi, vediamo, aratura, coltivazione, coltivazione, tutto coltivazione qua, fertilizza, errora, mietitura, il 14. E cosa c'è? C'è anche qui l'avena, perché è l'unico che in questo periodo è pronto, ci dà 4.000. No, non so se ne vale proprio. Oddio, però siamo a zero di soldi. Come non... Ah sì, ho comprato il nastro. E il nastro effettivamente ha costato un po'. Allora, fammi vedere. Beh, quello ancora deve scaricare. Va bene. Ma noi cosa potremmo vendere? Fammi andare a vedere una cosa. Cosa possiamo vendere? Per le nostre produzioni, allora, digestato non ne abbiamo più perché non abbiamo insilato. Abbiamo le balle, ma secondo me non sono pronte. Adesso le andiamo a vedere. Qui non abbiamo niente. Abbiamo il nostro rock processor che effettivamente di materiale ce ne sarebbe da fare, anche tanto. Qua Gravel sand e stone powder ci serve però per fare poi il... dov'è? Quello scaricato, ok, l'asfalto. L'asfalto abbiamo bisogno, il river sand lo stiamo producendo, il tar ce l'abbiamo, dobbiamo produrre ancora rubber e coal, il che significa che qui per adesso siamo fritti. Non produciamo niente, non abbiamo niente. Qua non abbiamo più niente neanche qui. La nostra barba zucca qua. E beh, abbiamo 20.000 di zucchero. Vediamo il prezzo adesso come sono. E poi abbiamo le nostre serre. Andiamo a vedere i prezzi. Cosa avevamo? Zucchero. Allora, sugar. Vediamo.
Dov'è zucchero? Zucchero. Vale un tubo. 959, quello più. Beh, 54 è il massimo. 959, potremmo quasi quasi andare a vendere lo zucchero. Solo che lo zucchero dove lo vendiamo? Al forno sicuro no, perché lì è pieno. A caseificio neanche. Possiamo venderlo a fast food. E negozio dell'alimentare, 9,58. Andiamo al negozio dell'alimentare con lo zucchero. Allora, vediamo qua la piccola modifica che voglio fare. Se mi riesce, perché secondo me continua a pescare ugualmente questo coso qua, perché ha un raggio di pescata molto, molto grosso. Vedete? Allora adesso facciamo una cosa, che gli do un po' di qua. Quando qui non pesca più, ma qui pescherà vita. È già pieno di nuovo. Se io con la pala qua viene a me pala. Ok. Glielo metto qua davanti, secondo voi? Prende questo che gli metto qua davanti io o. Ma alla fine non abbiamo mica fatto niente, perché se glielo devo mettere qua davanti io con la pala, tanto vale che lo metto dentro il rimorchio, siamo a posto così. Perché adesso non passo più. No. Non se. Si potrebbe fare con uno scavatore, però mi metto là sopra con lo scavatore. Ma lo scavatore costa anche quello dei soldi. Fammi vedere. Ci vorranno quei 200.000? No, qui. Altro che 200. Questo, quello più piccolo. 150 il Volvo. Vediamo com'è. Però. Oh, tira via l'etichetta qua dietro. Forte. Però non abbiamo i soldi, abbiamo 16.000 euro, qua ne dobbiamo spendere 160.000. Non va bene, allora sai cosa vi dico ragazzi? Che questa qua annulliamo la situazione per adesso. Fin quando non abbiamo il buco, non va bene. Nel momento in cui abbiamo il buco, lì lo mettiamo, ne metteremo uno di quelli a caricare lo stone e l'altro a caricare la terra lì con carbone, terra, quello che c'è. Adesso uno delle due vediamo. Nel frattempo si è riempito anche la nostra mietitribbia, dov'è? È lì. Dopo, sì, dopo per questo campo qua non lo metto dentro l'aiutante, tanto qui prima che si riempie la mietitrebbia non ci vuole un po' di più, tanto vale che risparmiamo i soldi del nostro aiutante per scaricare la mietitrebbia. Nel momento in cui dopo dobbiamo fare sia il mais che raccogliere anche le barbabietole, lì qualche aiutante ci vorrà. E quello lo assumeremo. No, ah vabbè, adesso sì, potevo dire a Cursplay che si fermasse, ma invece non si ferma. No, ma dove vado? Già che. Allora, mettiamoci a fianco qua. E mentre io scarico qua la mia trebbia, prendo la palla a balzo per salutarvi. Ci vediamo di nuovo domani su questa mappa qua, allo stesso orario. Io vi saluto. Ciao!